Buongiornissimo! Carichi come non mai? No. No, più o meno, perché non sono un lavoro che ragazzi... Allora, miei... avete già visto nelle prime scene, è arrivato, l'inimitabile Christian. Mister Bessone. Che è Christian Bessone, per chi vuole cercarlo, per contattarlo per dei lavori, e che è venuto a sabbiare. Sabbiare. A sabbiare, chi ci segue su Instagram l'ha già visto alcuni giorni fa, i video ovviamente sono indifferiti per questioni logistiche di tempo. C'era il sole, ha sabbiato, è iniziato a piovere. E ora piove ancora, fortunatamente. Allora, le previsioni inizialmente... Parliamo, perché mi piace questa tavola? Davano un centinaio di millimetri da mercoledì pomeriggio a domenica. Ora sono scesi 30-40. Yeah! Però siamo super felici perché... Sì, l'importante è che comunque 21 millimetri... L'abbiamo portato a casa e sono... Però siamo 30, hai detto? No, 21. No, ne davano 100, ora in totale ne davano 30-40. Ah, scusa, ho capito, ne davano 100, ne sono già scesi 30. No, yeah! Però ne sono scesi già 21, ovvero? 21 litro per metro cubo. Già sai, casata. 21 millimetri di pioggia, temperatura minima in corso. 21 millimetri. 21 millimetri, sono scesi 22 litri, città. Hai detto bene. 21 mm è diverso da 21 litri. No. M-m-l e l è diverso. 21 mm di pioggia corrispondono a 21 litri caduti su un metro cubo di terreno. Vabbè, fa niente. Comunque, temperatura di 5 gradi, non siamo più abituati, minime in corso in pausa pranzo. Infatti ci siamo super vestiti. Le patate sono innaffiate. Top. E ora noi dobbiamo piantare delle altre cose che magari in qualche inquadratura si intravederà, ma lo vedrete nel prossimo video. Sì. Noi oggi andiamo qua. Allora andiamo qua a pulire tutta la sabbia, mi ricordo un anno fa, no neanche, comunque un anno fa quando dalla sabbia pulivamo la cucina e la camera degli ospiti, un incubo. Comunque questa parete qua con il Super Paolino, quest'estate l'avevamo già... Iniziato tutto, a scrostare. Esatto, perché c'era tutta, era tutta intonacata, Paolino ci aveva aiutati e avevamo iniziato a scrostarla. E ora? Siamo andati avanti, l'abbiamo finita, ora l'abbiamo fatta sabbiare, abbiamo smontato il camino perché il camino diventerà un armadio muro o qualcosa del genere. Sì. Adesso noi vi portiamo nel nostro mondo della sabbia, palette, sacchiello, così ti sembrerà... Di essere al mare. Esatto. Pioggia sottofondo, palette, sacchiello, il mare è arrivato e al B&B. Proprio. Comunque, raga, voi non vi un cavolo. Sono diventato un coltivatore diretto. Ma l'hai detto 300 volte. Beh, però io ve lo ricordo perché mi fa piacere questa cosa. Come? Potere ai contadini! Che poi con me non c'entrano veramente nulla. Perché loro... No, perché tu cosa fai? Vabbè, ho 15.000 metri quadri di terreni. Ci vorremmo dire, ma cosa vuoi porca fare? No, comunque, ci sono delle novità. Qualcuno di voi ci ha già scritto per informazioni su queste novità. Non te l'ho neanche detto, mi ha scritto poco fa su... Su WhatsApp per chiedere informazioni sui cambiamenti. Non possiamo ancora ufficializzare nulla perché... Perché è la parte bella dell'Italia. La burocrazia. Però vabbè, fa parte del gioco anche questo, quindi... Però noi vogliamo essere in linea, perfetti, in senza regola. Punti di attacco e via, per cui finché non abbiamo la legalità non faremo nulla. Andiamo. Questo è il camino che è stato messo in vendita. Se qualcuno vuole fare un'offerta, la valutiamo molto volentieri. Questa è la faccia di una donna disperata. Che... Quanto sei bella? È bella sta parete, eh? Parlavo della parete, Romina, non di te. Infatti io mi sono subito girata. Bellissima. Questo ora è il segno... Ora ancora da chiudere i vari pacchetti qua, ma sarà poi il lavoro che faremo poi. Che fa Cristian. Perché noi non saremo fatti. Questo è il livello in questo momento della sabbiatura. Bene, no ma ti prego, vieni a vedere le ragnatele. Ah, vedi. C'erano un po' di ragnatele... Sono uscite tutte. No, ma sono le ho messe io stamattina per fare scena. Per Halloween. E adesso questo dobbiamo pulire assolutamente tutto perché... Perché Peter... Cosa ha fatto? Metterà poi qualcosa. Esatto, che ci ha già trovato un prezzo pazzesco. Possiamo dirlo. Abbiamo Mister fatto un affare. Mister Peter. Piero Manassero, detto da noi Peter o Leonard in base alle giornate. No, però ci conviene proprio iniziare. Dici? Io la vedo lunga, dura, faticosa e non ci ho voglia. Quindi siamo a buon punto. Calcinacci da portare via dal vecchio camino. Queste sono rose.
Porca paletta. Guardate un po' che è tornata. Speriamo che... È incinta. Ma come incinta? Eh sì, guarda che gonfia. È vero. Aspetta, guarda che è incinta. Ciao, gioia. Ma è un problema per le... con le galline? Non lo so, so che è bellissimo. C'è che riparo. Che gioia. Abbiamo deciso di portarla qua. Scendi, amore. Guarda che bella che è. Per far sì che lei possa stare lontano dalle galline e da Happy. Qui difficilmente poi la trovano perché si mimetizza. Vai giù, giù, gioia mia. Deve essere libera. Salamandra. Cosa indica la salamandra? Mi cogli un po' impreparata. Cosa indica? Dimmelo nell'orecchio. Ah, che le acque sono pure. La sapevo questa. Esatto, sono il color salamandra anch'io. No, la presenza della salamandra nei luoghi dove ci sono le risorgive, tipo questo qua dove abbiamo anche la nostra sorgente dell'acqua, vuol dire che l'acqua è pulita e pura ed è molto importante trovare delle salamandre. Comunque non sono così, sono dei rettili, sì, anfibi. Non lo so, perché mi coglio impreparata. Perché stanno sia nell'acqua che sulla terra, quindi sono anfibi. Adesso non fare saccente. No, tra l'altro è un po' di volte che la vediamo, in un anno e mezzo che siamo qua, non so se è sempre la stessa, però già un paio di volte abbiamo avuto la fortuna. Però chi guarda le storie su Instagram, o forse in un video c'era anche, molte volte era più magra, adesso secondo me è incinta. Bello, sì. Quindi abbiamo dei piccoli salamandrini presto in giro. E vediamo ogni tanto qua e là invece il ramarro verde, che anche lui indice di purezza del posto. Per cui adesso noi l'abbiamo salvata, è lì nascosta, guarda che si nasconde, la vedi? Sì. Si mimetizza con i fiori, per cui grandissima sorpresa. No, coccinella. Su. Guarda Luce che spunta. Io spero di farvelo vedere. Aspettate ragazzi, perché è veramente divertente. Eccola lassù. Luce è uscita. Luce e Coccinella. Oggi, almeno al momento, stanno su. Gli abbiamo portato fieno, pulito la stalla e tutto, perché non possono stare tantissimo sotto l'acqua e il freddo, perché comunque rischierebbero di ammalarsi. E Luce comunque è ancora in terapia. Sì, però e... Coccinella odia la pioggia, tra l'altro, perché se fosse giù dove la lasciamo in alpeggio, lei si lamenta ogni 3x2 quando piove. Perché sta fuori? Perché ti ha visto. Oh, no. Infatti Luce è già rientrata. Sì, sì, come vedete Luce non c'è più. Cocci sta su, mangia gli ultimi cespugli che erano appena nati. Ed è molto divertente questa cosa. Perché loro odiano la pioggia e la neve, vogliono solamente il sole. Ecco che torna giù, infatti. Bella lei. Guardala. Ciao Cocci! Cocci, ti vediamo! Adesso la vedono a malapena. Ti vedo! È nera come la corteccia. Vai in casa. E noi adesso ricominciamo. Qui c'è la macchina. Piove, piove, piove. Con tutto il caos dentro, tutta roba che va in discarica e non buttata in natura.
Ah, qui c'è lo... Eccola qua. Vieni, va. Ciao Lola. Ciao Lola. Vieni, dai. Fa tutto il giro. Il senso di libertà di questa gallina è devastante. Ciao Lola. Ma come mai? Tieni. Ma che strano che... Di cosa ha paura oggi? E mentre Romy deve mangiare a Lola, noi iniziamo con la sabbia. Primo giro, nuovo giro, altra corsa. Epi? Vuoi quella scatola per te? Ma Romy, vuoi dirmi che da amministratore delegato vuole tornare ad essere capocantiere? Ma lui non tutto fare. Cavolo, è entrato a controllare dentro, io già ho paura. I giudizi che da là. Come ti sembra, Epi? Epi? Come ti sembra? Sei aggressiva, eh? La precisione di Giovanna. Anselma? Anselma? Romina Giovanna Anselma Glesi Manassero. Io sono Romina Giovanna Manassero, stop. Anselma Glesi. Guarda che è arrivato a aiutarti. Ciao Epi, per controllare cosa sto facendo. Non si fida. È proprio un boss. È la ripresa più utile della storia. Però guarda che effetto Hollywood, con la polverina che scende, tipo film dell'orrore, quelli che piacciono a te. Per carità. Ti ha preso. Epi, quanti chilometri ci ha fatto oggi? Tanti. Davvero? Tantissimi. Vai, Topolino! Piacerebbe mettergli un collarino e capire quanti chilometri fa sul serio. Almeno 10 penso che li faccia. Raga, sta tornando pulito, o meglio, pianino. Il grosso è quasi caricato tutto in macchina, destinazione per i prossimi giorni di scarica. E il pavimento torna a essere pulito, o meglio, senza tanta polvere. Ovviamente poi ci sono tutte le rifiniture da fare, ma tanto continueremo a sporcare perché dobbiamo ancora spaccare un pezzo là sotto, in bagno due punti, e poi bisogna iniziare a lavorare le piastrelle per quella cosa. Per cui... Ce n'è, adesso si parte in quinta con questa camera, non sappiamo ancora, o meglio, non vogliamo assolutamente darci delle scadenze, perché l'anno scorso è stato un inferno, visto che ci eravamo dati una scadenza e visto che avevamo preso prenotazioni, dobbiamo per forza aprire quel giorno. Noi non vogliamo, vogliamo godercela un po' di più quest'anno, nel senso che... Anche perché potrebbe essere giugno, luglio, come settembre, ottobre. Non mettiamo date in modo perché abbiamo preso una scelta di vita, da tanti condivisibile, da altri meno, sì. Ma vogliamo andare lenti. Ci fa gola il fatto che si potrebbe guadagnare di più, senza dubbio, avendo più stanze, però al tempo stesso ci porterebbe a vivere di noi con frenesia la primavera estate, che l'anno scorso probabilmente non l'abbiamo goduta. Quindi andiamo a ritmo lento, abbiamo già tutto programmato, tante novità in arrivo, anche di lavoro da fare, però
tutto con, come dicono i francesi, con doucement. Doucement. Con due mani. Anche da quattro, eh. Doucement è dolcemente, secondo me. Non so. Doucement, doucement. Forse abbiamo finito, cioè, o meglio, c'è ancora da sistemare qua fuori perché domani arrivano gli ospiti e è improponibile qua fuori con la pioggia, fango. Però non pensavo di finire così in fretta, alla fine in 2 ore. Sbranchetacca. Merci pour ça è il titolo della canzone del giorno. È un artista che... Francese, ouais. Spotify ci ha consigliato ed è fotonico. E si chiama Vienna Y. Vienna? Non sappiamo. È un album bellissimo, è una delle canzoni, la prima dell'album si titola Merci pour ça. E ve la consigliamo oggi, canzone del giorno. Noi siamo prossimi alla chiusura di questo video. Chiusura, sì. Volevo fare una battuta, ma poi era brutto. E... non voglio sapere, non ho neanche pensato cosa potresti dire. Così. No, dici. Cercheremo... speriamo che questo format di video... Allora, 3 video a settimana... Io mi domando come facessimo prima a farne 7 sì. su 7. Perché infatti adesso facciamo fatica a farne 3. Io non riesco a capire. Veramente. Ma state tranquilli, continueremo a farne martedì, giovedì, domenica e in qualche occasione magari farne 4, non si sa. Però tanta roba. Sì, è dura ma ce la stiamo facendo. Sì, e soprattutto ce la stiamo facendo grazie a voi. Perché come qualcuno è venuto già a dirci più volte di voi ospiti, o meglio, qualcuno ci ha affermato più volte che abbiamo responsabilità. E sì. Visto che comunque se state crescendo siamo a 14.000 circa, mi sembra. Numero più, numero meno, vabbè. Ci state dicendo che abbiamo la responsabilità di rimanere sempre noi così, ma soprattutto di raccontare qualcosa di reale, non di apparente, di finto o di stereotipato. Ed è quello che i nostri genitori ci hanno insegnato a essere, per cui appunto magari per qualcuno dice che questo video potrebbe essere di per sé inutile, ma per noi invece è un video importantissimo perché è un nuovo tassello di un nuovo capitolo di questa stanza che sarà la Besimauda o Bisalta. Sì, come nome. Come nome. La scuola sua è Margaret, questa qua Bisalta. E visto che vogliamo rendervi partecipi di ogni nostro piccolo cambiamento, di ogni nostro passaggio importante, lontano da giri di parole inutili, vi porteremo sempre di più nella nostra vita quotidiana reale, dove non bisogna vergognarsi di stare sporchi, non bisogna sfruttare terzi per apparire, ma essere reali, autentici e forse a volte smettere di giudicare, perché nelle ultime settimane abbiamo visto tante cose da persone che non ci aspettavamo, tra l'altro, che magari stesse persone che si lamentano di essere giudicati, ma sono i primi di insultare a giudicare. E soprattutto una cosa che non tollero a bestemmiare, scusatemi, ma non tollero più le bestemmie. Quindi, per cui forse un bagno di coscienza e di umiltà in alcuni che diciamo che si sono creati un piedistallo tutto loro, sì. Si credono un po' arrivati, esatto. Ricordatevi che però forse l'umiltà come lo insegnano i grandi campioni, sì. Che puoi essere anche il numero uno, ma se non hai l'umiltà e la testa, nel momento che ti fermi è difficile che torni lassù. Per cui forse a volte bisognerebbe essere un po' più, come direbbe Romina, fly down, sì. Volare basso, esatto. E piegarsi la schiena, sporcarsi. Esatto. Tutti sbagliamo, abbiamo fatto scelte ultimamente che non importanti. Importanti, magari di cui non abbiamo parlato. Abbiamo sbagliato sicuramente a fare determinate scelte, però come dice il reverendo è il cuore, chi non sbaglia è se il preso siamo umani, cuore... però se dietro uno sbaglio poi ci sono insulti a gratis dietro persone che tra l'altro persone X che non conosciamo cioè sì abbiamo visto ma non è che è un problema vostro, diciamo cioè, che nel se... senso che il problema, secondo me sono sempre persone X, va bene così, io faccio così. È una frase che ho letto quando ero piccolo che mi è rimasta, ormai sono 20 anni che ce l'ho dentro. E ricordatevi sempre che quando giudicate e puntate il dito verso una persona, ne avete almeno 3 se non 4, 3.5 perché il pollice non avete, che vi puntano contro. Quindi quando giudicate qualcuno in realtà state giudicando per più di 3/4 voi stessi.
Per cui occhio che se non riuscite a uscire dal giudizio non potete realizzare veramente i vostri soldi. I soldi, Sogno? scusate. No, dovrebbe Epi. dire. Per cui ragazzi, ricordatevi una cosa, che se finché una persona non riesce a uscire dal giudizio, di essere oltre e andare oltre, non riuscirà mai a realizzarsi Noi stiamo veramente. imparando, però in ogni caso per Stiamo noi sbagliando tantissimo. sì, Vedi assolutamente. moto zappa insegna. Ma tu qualsiasi cosa, cioè si può sbagliare. Come dice Reverendo, ha ragione, siamo umani, sbagliamo nelle scelte. L'importante è essere consapevoli di aver sbagliato, quindi l'umiltà di dire ok, ho sbagliato a fare quella scelta, potevo pensarci prima. Però in ogni caso capita anche a noi magari di giudicare, ci dispiace, ci rendiamo conto che stiamo giudicando ed è sbagliato giudicare. Lo Ma sto facendo pochissimo, lo stiamo facendo giudicare, sempre meno. sì, però può È un capitare. percorso di Stiamo vita che sto facendo, imparando. esatto. Giudicare non significa insultare e bestemmiare delle persone. Quindi per chi magari si sentirà in casa, sta guardando questo video, è proprio diretto a voi, quindi, ma non credo che lo stia guardando. Stop. Senza nomi, senza No, non c'è parole, caso. solo fatti, per cui i fatti contano di più. E merci pour ça, E da Tetto Cabana è tutto. a voi la linea, ricordatevi una cosa fondamentale, visto che lo starete vedendo a poche ore. Viva la libertà, viva la liberazione, avanti tutte ragazzi. Alla prossima puntata! Ah, viva la montagna sempre! Ma soprattutto viva Cuneo! Cuneo! Ciao, alla prossima! Libertà, égalité! Fraternité! No, scusate. Amor te!